Ringraziare anche il ristorante e pizzeria Ulisse di Erice che ha preparato tutto il mangiare, il nostro carissimo amico Mariano che ormai è con noi un binomio sempre insieme per poter realizzare questi piatti. L'antipasto è formato dall'uovo bollito, da un pezzo di pane, una fettina di pane con ricotta e miele, dalla nostra salsiccia pascolora, dalle olive e dal formaggio. Il formaggio è stato gentilmente offerto dalla caseificio Ingardia di Paceco, che così ci ha gentilmente offerto appunto la possibilità di questo mangiare. Naturalmente mi dimenticavo che nel Medioevo non c'erano le posate, quindi tutto si mangerà con le mani, tranne la zuppa naturalmente, non vi preoccupate. La zuppa mangeremo, ci sarà il cucchiaio eccezionalmente. Ai tavoli è servito l'acqua e l'ippograsso. L'ippograsso è praticamente un vino speziato costituito da vino con le spezie come quelle di garofano, cannella e zucchero. Tra poco verrà aperto pure la degustazione per voi. Con una offerta potete prendere dei biglietti e con questo biglietto potete gustare la zuppa medievale e anche lì l'ippograsso con dei biscotti tipici chiamati biscotti Regina. E poi un grazie a Franco Marino, facciamo un applauso qua a Franco Marino della Video Service che ci appoggia in queste nostre iniziative e che è sempre con noi. Signori, possiamo? Buon appetito per chi già ha il piatto davanti. Thank you.